Ciao, ciao a tutti della serie Orari Fantastici e dove trovarli alle 2 di notte direttamente da casa mia. Vi recensierò proprio lei, la fantasmagorica Harley Quinn. Benissimo, Birds of Prey, praticamente un po' la caccia all'uccellino. Scoprirete poi chi è l'uccellino del film, è una delle protagoniste. Allora, cosa posso dire? È molto divertente, è veramente un circo ambulante. Poi capirete anche perché l'uso di questa parola, perché c'è una scena veramente fantasmagorica che vedrete. Allora, è di azione divertente, lei è fantastica. Allora, torniamo a noi. La nostra Harley Quinn si è lasciata con Joker. Basta, l'amore è finito, si sono mollati, lei ovviamente è in piena crisi. Post fine storia d'amore, quindi insomma ne combina sempre una delle sue, quindi all'inizio è abbastanza movimentato perché lei comunque si ritrova a fare casini in giro. Ovviamente si intrecciano varie storie. Il titolo appunto Birds of Prey deriva proprio da questa caccia a una di queste ragazze, in teoria dovrebbe essere lei perché tutti la odiano a Gotham, nessuno vuole Harley Quinn viva, quindi c'è assolutamente una, diciamo, una vera ricerca spasmodica della nostra Harley Quinn, meglio dire Harley Quinn se proprio vogliamo chiamarla con il suo nome, la nostra cara psichiatra, ormai psicopatica. Ma non tanto, vedrete, avrà una bella rinascita. Allora si intrecciano varie storie ed è questa la cosa divertente perché c'è lei più altre tre protagoniste donne che è veramente bellissime, veramente bellissimo vedere nello schermo, sullo schermo, soprattutto per quello che vedrete nel corso del film e nel finale, perché sono comunque storie che appunto sembrano a sé in verità è tutto collegato. Allora, lei, vabbè, la Margot Robbie sorregge sicuramente un film che potrebbe essere anche un po' chiamato banale, sono insomma, solite storie d'azione, ma ci sono delle piccole chicche che ricordano anche altri film, tipo uno o due spezzoni ricordano un po' il Moulin Rouge di Baz Luhrmann, quindi quelle scene molto veloci, quelle riprese super veloci, l'inquadratura che si ferma, poi riprende, insomma. È un po' una prerogativa del regista, per chi non lo conosce, Baz Luhrmann è quello anche di Romeo e Giulietta, moderno ovviamente, e Moulin Rouge. E la Margot Robbie, vabbè, sapete tutti, lei spazia veramente in personaggi notevoli, è stata veramente sensualissima, fighissima nel Wolf of Wall Street con DiCaprio, ha fatto un personaggio alquanto, diciamo, esteticamente non meraviglioso, ma anche se hanno provato a abbruttirla, è impossibile perché lei è di una bellezza straordinaria, Aitonia. Poi l'abbiamo comunque trovata, beh, Suicide Squad era il personaggio di Harley Quinn, quindi ritroviamo lo stesso personaggio. Ha fatto anche la Sharon Tate, c'era una volta no, ad Hollywood, c'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, insomma lei veramente sa spaziare in tanti personaggi e poi lei è fantastica, in questo sicuramente si sente molto a suo agio, lei, i suoi vestiti molto sobri e la sua ovviamente immancabile mazza da baseball, insomma vedrete, ne vedrete delle belle. E, insomma, cosa possiamo dire? È da vedere perché è divertente, d'azione, appunto, merita, insomma, diciamo la verità, lei veramente si ritrova, sembra proprio lei, cioè ormai è come se fosse, non è più Margot Robbie, ma è proprio Harley Quinn, quindi è entrata nel personaggio in una maniera stupefacente. Allora, qua abbiamo il cattivone di turno, perché se prima avevamo Joker nella storia, adesso abbiamo Ewan McGregor che interpreta questo mafioso che le piace spellare le sue vittime. Allora, Ewan McGregor è sempre un attore che mi piace tantissimo, l'abbiamo sempre visto in film comunque in cui era un po' il buono, e ultimamente l'abbiamo visto in Doctor Sleep, fantastico, comunque l'attore di Moulin Rouge. L'attore di Trainspotting, come dimenticare? Allora, ovviamente qua è diventato un uomo affascinante al massimo, qua in questo film, devo dire la verità, risveglia anche l'ormone, quindi donne, mi raccomando, state attente, perché ci sono due o tre scene che con questa pettinatura, con certi sguardi, certe espressioni, insomma, non vado avanti, è alquanto interessante, quindi lo amerete malgrado il ruolo veramente schifoso che deve interpretare, ma insomma, che dire.
ci viene caldo. Quindi insomma, diciamo che il film accontenta tutti, sia l'occhio maschile che femminile, perché ripeto, Margot Robbie e Annette protagoniste sono fighissime e lui veramente è fantastico. È una storia poi appunto d'azione, quindi si ritrovano loro, tutti che cercano lei e non solo, perché sono alla ricerca di questo diamante. Cosa nasconderà mai questo diamante? Chi ce l'ha questo diamante? Lo scoprirete, perché tutto gira intorno a questo diamante, dove ovviamente lui se ne vuole appropriare, perché deve appropriarsi di un tesoro. Insomma, poi vabbè, comunque durante il film lo scoprirete, vedrete. È bellissimo vedere una solidarietà femminile unita, in chiave ovviamente non proprio ortodossa, ma insomma, no, è veramente divertente. Passate veramente 2 ore a stare con gli occhi incollati allo schermo solamente per vedere le sue facce, le sue espressioni, che lei è fantastica, e poi appunto per vedere cosa c'è ogni momento, cosa succede, perché davvero ogni momento ne succede di ogni. E quindi insomma, e poi appunto d'azione, è proprio un circo, come ho detto all'inizio, un circo ambulante di scene. Quindi andatela a vedere, Birds of Prey, la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. E io vi rimando alla prossima recensione, non so cosa andrò a vedere, sono sincera, stanno uscendo pochi horror e sta cosa non va bene. Comunque il nostro best movie, la nostra fantastica rivista ci propone un po' di cose, nuovi film in arrivo. L'unico horror può essere Fantasy Island, con la protagonista Lucy Hale, perché ha guardato Pretty Little Liars, si ricorderà di Aria, se non ricordo male il nome adesso, madonna. No, è lei Aria. Quindi insomma, chi se la ricorda, la vedrà in questo film. Sembrerebbe interessante, sembra un'isola di desideri, in verità peggio dell'altro, vabbè, insomma. Lo andremo a vedere, perché è un horror ovviamente, quindi come perderlo, assolutamente. E poi vedremo un po' se ci saranno uscite interessanti. E quindi, ah no, c'è un film interessante, devo dire la verità, malgrado tutto, Muccino sicuramente non lo amate tutti, io lo riconosco, tanti sono sempre stati un po' così o melensi o comunque telefonati, nel senso che sono sempre le stesse storie, ma gli interpreti sono fantastici, quindi io lo andrò a vedere, solo Gli anni più belli si chiama, io vado a vederlo solo per interpreti, Favino, Santa Maria, la Micaela Ramazzotti, cioè io già solamente per loro tre veramente sono già lì. Io vi mando un bacio e vi rimando appunto alla prossima recensione. Vi auguro la buonanotte, perché è anche un po' l'ora. Ciao a tutti!